corone d'alloro, fiori, sorrisi e l'emozione di chi oggi ha tagliato il traguardo della laurea. Su che cosa hai svolto la tua tesi? Scuola, benessere, quindi promozione del benessere scolastico e del sostegno sociale. E ho condotto una ricerca nella scuola secondaria di primo grado. Proseguirò gli studi, scienze pedagogiche. Bellissimo, un'emozione unica che solo chi la vive può saperlo, veramente un bel traguardo. Grande emozione quindi per 13 neolaureati in scienze della formazione e dell'educazione del corso universitario che Casa Famiglia Rosetta tiene a Caltanissetta in affiliazione con la Pontificia Auxilium di Roma. Si conclude quindi così il quinto anno di questo corso che forma figure professionali qualificate in un ambito che offre possibilità di lavoro. Le figure in questione sono quella di educatore nei servizi socioeducativi, educatore nei servizi per l'infanzia. Aperte adesso le iscrizioni al nuovo anno accademico 2022-2023. Le lauree di oggi ci hanno fatto capire quanto il lavoro di questi 3 anni sia stato proficuo ed efficace, soprattutto nella formazione di figure professionali che per noi sono risorse fondamentali per il territorio, per la comunità. Le lauree di oggi, alcune molto innovative, hanno parlato di appunto sviluppo sociale e di quanto sia importante la figura stessa. Le nuove lauree, i nuovi iscritti hanno la possibilità di scegliere due indirizzi, l'indirizzo socioeducativo e l'indirizzo per l'infanzia, che appunto costruiscono profili che possono essere e trovare sbocchi occupazionali non soltanto nell'ambito della comunità, delle case alloggio, nelle comunità, ma anche a livello di possono trovare impiego negli asili nido, nei centri per l'infanzia, nei luoghi di assistenza e supporto alle famiglie. Saranno poi 3 le tesi che verranno pubblicate nella collana universitaria della Fondazione Alessia.